La Voce 24 News. Vallo di Diano, Salerno. Presidio di sicurezza, sempre più necessario. Dopo l'arresto dell'ergastolano latitante, nel centro storico di Sala Consilina. Torre Orsaia, celebrata la giornata del rifugiato, testimonianze e divertimento. Salerno, riqualificazione ambientale a Salerno, la giunta approva il progetto, un albero per abitante. Sapri, Salerno, pubblicato il programma estivo della città della Spigolatrice. I vari appuntamenti sono organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Proloco, DLF Sapri ed altre associazioni locali. Basilicata, presidio contro l'autonomia differenziata. È in programma martedì 25 giugno a Potenza. Campania News. Vallo di Diano, Salerno. Presidio di sicurezza, sempre più necessario. Dopo l'arresto dell'ergastolano latitante, nel centro storico di Sala Consilina, la questione sicurezza si accende nuovamente. Galizia. Condannato definitivamente all'ergastolo per aver commesso il duplice omicidio di Edda Costabile e Ida Attanasio il 30 ottobre 2016, si era reso latitante nel dicembre 2023 prima che la sentenza diventasse definitiva. Il delitto, conosciuto come la strage di San Lorenzo del Vallo, avvenne nel cimitero di un piccolo comune cosentino. Oggi nello speciale Il Punto 24, l'intervista della scorsa settimana a Giovanni Delauso dell'associazione Schierarsi sulla questione commissariato nel Vallo di Diano. Torre Orsaia, celebrata la giornata del rifugiato, testimonianze e divertimento. Integrazione, aggregazione e inclusione, valori imprescindibili per una convivenza pacifica e per una lotta a qualsiasi forma di discriminazione. Come ribadito con forza giovedì 20 giugno a Torre Orsaia in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Un momento di festa ma anche di riflessione organizzato dal SAI di Torre Orsaia, gestito dal Consorzio La Rada, in collaborazione con l'amministrazione locale, che ha visto come protagonisti le diverse famiglie dei rifugiati accolte negli anni, ma anche tanti giovani. Salerno. Riqualificazione ambientale a Salerno. La giunta approva il progetto, un albero per abitante. L'obiettivo è quello di incrementare aree verdi della città. Soddisfatto l'assessore Natella. Il progetto di messa a dimora di nuove alberature è finanziato dalla Regione Campania. Esprimo soddisfazione per l'avvio di questo progetto, non scontato, che ha ulteriormente caricato di attività l'Ufficio Verde Pubblico, oltre alla già intensa azione di manutenzione, gravata dalla carenza di organico e di limitate risorse. Sapri, Salerno. Pubblicato il programma estivo della città della Spigolatrice. Un'estate ricca di eventi, con un programma che spazia dalla musica alla letteratura, dalla storia all'arte. L'obiettivo è quello di offrire ai cittadini e ai turisti un'ampia varietà di proposte per tutti i gusti e le età. I vari appuntamenti, iniziati già nei giorni scorsi, entreranno presto nel clou e sono organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con Proloco, DLF Sapri ed altre associazioni locali. In cartellone la commemorazione dello sbarco di Carlo Pisacane, prevista in Largo Santa Croce venerdì 28 giugno dalle ore 19. Il giorno seguente, presso il Palazzo del Buon Pastore, aprirà i battenti la mostra Il Nudo nell'Arte, che sarà visitabile fino al 30 agosto. Appuntamento con il bodybuilding con la gara che si terrà il 6, 7 e 8. Tra danza e cultura, si arriverà al 14 luglio, con la giornata nazionale delle Pro Loco. Il 22 luglio sarà la volta del premio Terre del Bussento, mentre lunedì 28 si terrà il premio Don Giovanni Iantorno. Il 21 agosto, sul lungomare, si terrà il Summer Show con i DJ e le voci di Radio Norba. Il 22 il Bivacco dei 300 promosso dalla Pro Loco di Sapri. Sabato 24 agosto, invece, l'attesa rievocazione dello sbarco di Pisacane. Il 25 il premio internazionale Carlo Pisacane. Il 27 agosto, sempre sul lungomare di Sapri, arriveranno i Jalis in concerto. 24 ore dopo, invece, spazio al cantautore Roberto Vecchioni che si esibirà in piazza Plebiscito, ingresso gratuito.
tante le iniziative anche nel mese di agosto, tra presentazioni, momenti culturali, musica, sfilate di moda e cinema sotto le stelle. Il programma si concluderà a settembre con una serie di spettacoli musicali. Basilicata News. Basilicata. Presidio contro l'autonomia differenziata. È in programma martedì 25 giugno dalle 10.30 a Potenza in via Verrastro. Organizzato dal Coordinamento regionale della Basilicata contro l'autonomia differenziata costituito da forze politiche, sindacati, associazioni, comitati. Con l'approvazione alla Camera del DDL Calderoli l'Italia, una indivisibile nata dalla Resistenza, si avvia a diventare il paese delle disuguaglianze, con distanze sempre più marcate tra nord e sud, tra aree interne e aree urbanizzate. Si avrà la fine della Repubblica una indivisibile con, potenzialmente, 20 sistemi scolastici, 20 sistemi sanitari, 20 normative ambientali e di sicurezza sul lavoro, 20 gestioni delle infrastrutture. Lo afferma in una nota il Coordinamento regionale della Basilicata contro l'autonomia differenziata, che esprime preoccupazione e un forte dissenso su un progetto che rischia di compromettere in modo irreparabile il principio di universalità dei diritti soprattutto in ambiti particolarmente delicati quali sono, ad esempio, quello sanitario e dell'istruzione, mettendo in risalto le criticità di un modello di federalismo regionale che non tiene conto delle enormi differenze oggi esistenti nelle diverse aree del paese e soprattutto del divario in termini di ricchezza, infrastrutture e servizi. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.